È stata una terza edizione del Natale in Grotta, ricca di sorprese e ospiti d'eccezione, quella che si è svolta sabato 14 dicembre in località Valle della Monaca, sulle pendici del Gargano. L'appuntamento, nato da un'idea dell'avvocato Giuseppe Placentino e organizzato quest'anno dal Rotary Club di San Giovanni Rotondo, si è caratterizzato come un momento di riflessione, di convivialità e di festa in preparazione al Santo Natale, impreziosito dalla presenza di una particolare statua del bambino Gesù appartenuta a Padre Pio e da lui benedetta, che è stata, come da tradizione, portata in processione e collocata in una grotta naturale incastonata nello scenario del tutto simile a quello di Betlemme e della Terra Santa. Ad accompagnare il bambinello nel primo tratto del percorso è stato Padre Timoteo D'Addario, confratello cappuccino del Santo di Pietrelcina e socio onorario del Rotary Club di San Giovanni Rotondo. E qui abbiamo tutti gli elementi, la terra, gli olivi, le pietre, le grotte, tipiche di quel territorio. E abbiamo anche il folklore, l'anima del popolo, la cultura di un popolo che si esprime attraverso dei segni semplici ma molto significativi, che vanno dalla nenia, la ninna nanna, che la mamma canta al bambino, all'asinello, perché Giuseppe e Maria portavano l'asinello, e quelli che sono gli strumenti popolari già da allora, le zampogne, le ciaramelle e via di seguito. A vestire i panni di figuranti del presepe vivente, lungo il sentiero che porta alla grotta della Mangiatoia, sono stati i volontari degli Angeli della Vita di Giovinazzo, guidati da Giuseppe Tulipani, garante per la disabilità della Regione Puglia. Sono onorato di partecipare a questa splendida manifestazione in qualità di garante, a cui ho dato anche il mio patrocinio. E sono convinto che Padre Pio amava Gesù bambino, lui sicuramente ama tutte le rappresentazioni artistiche di Gesù bambino, per cui ogni bambino che contempliamo come figura di Cristo Signore è sempre una figura eccelsa e che Padre Pio benedice, così come benedice gli angeli, e io sono attorniato molto da angeli, e i miei angeli e tutta la disabilità della Puglia. Quando viene Natale, uno spazio speciale è stato riservato alla musica e al folklore, con la partecipazione del cantautore molisano Lino Rufo, virtuoso della chitarra, che ha interpretato una sua canzone sul Natale. Dell'associazione corale La figlia di Iorio di Orsogna, annoverata quale coro folk più longevo d'Italia, e dei cantori di Carpino, punto di riferimento internazionale per la musica garganica e la sua cultura. Ma diciamo, la mia devozione nasce dalla nascita, come un po' tutti gli italiani, no? Diciamo che siamo di fede cattolica, siamo cristiani e abbiamo praticato un po' tutti la Chiesa, chi come chierichetto. Io sono stato anche in collegio dai cistercensi. Ho avuto un frate molto amato anche qui a San Giovanni Rotondo, che si chiamava Padre Luigi, che mi ha insegnato religione al liceo. A parte questo, ho insegnato anche nelle università del Nord Europa di Francescani, università teologiche, la storia del blues, perché i preti comunque, quando escono dai seminari e dalle università, devono conoscere tutti gli aspetti della vita, sia il bianco che il nero, sia il bene che il male, per cui il blues pare sia la via del male, insomma, ed è giusto che la conoscano, come anche i messaggi subliminali sotto alle canzoni rock.
Diciamo che a tutto tondo Padre Pio è una figura molto carismatica che mi ha sempre attratto, ma fin dall'inizio, da quando pare abbia combattuto a Venafro contro un cane nero che simboleggiava il male, si sia scontrato con questi aspetti malefici della realtà e ha portato avanti la sua vita così in questa lotta continua che mi ha sempre affascinato, come mi affascinano le cose della vita oggi. Infatti la vita per me non è nient'altro che una lotta tra il bene e il male, quindi Padre Pio simboleggia proprio questo, il bene che si scontra con il male, cerca di eliminarlo da questo mondo. L'associazione corale che rappresento è il gruppo folk più longevo d'Italia. Nel 2021 ci apprestiamo a compiere i primi 100 anni di attività, 100 anni ininterrotti, se non prettamente nel periodo bellico. Per 50 anni l'associazione è stata diretta ed è tuttora diretta dal direttore artistico, l'avvocato Mario Tenaglia. Inutile dire quante esperienze, quante soddisfazioni nel corso degli anni. E quest'anno abbiamo avuto l'onore di partecipare a questa manifestazione, a questo presepe vivente che è veramente una tradizione bellissima che noi non conoscevamo, seppur vicini, siamo dall'Abruzzo, però effettivamente non abbiamo mai partecipato a questa manifestazione. Siamo orgogliosi di prenderne parte, abbiamo visto con quanta intensità, con quanto amore, con quanta devozione si è veramente legati a questa tradizione e soprattutto anche a questo bambinello che in qualche modo rilega la comunità a Padre Pio. Il Natale in grotta è stato anche un momento utile a suggellare un gemellaggio sempre più forte tra l'Abruzzo, il Molise e la Puglia. Terre ricche di tradizioni legate alla transumanza e al fuoco, come le farchie della vigilia di Natale di Montefalcone nel Sannio. C'è stato un gemellaggio storico per San Giovanni Rotondo, per il presepe in grotta, quello tra tre identità: Orsogna con un gruppo fantastico, il gruppo centenario, il gruppo che ha portato il folklore abruzzese nel mondo, e le farchie di Montefalcone nel Sannio, un piccolo paese sulla Valle del Trigno. Che dire straordinario, credo che sia poco eufemistico, ma soprattutto sia riduttivo, veramente, veramente di più. E quindi grazie davvero ai media, ma soprattutto grazie a questa tantissima gente che ha fatto una scarpinata, un trekking davvero esasperante dal punto di vista diciamo fisico, però davvero una cosa che gratifica, ma soprattutto che ci riporta a essere più umani, ma soprattutto a essere una vera comunità. Quindi Abruzzo, Molise, Puglia insieme per poter arrivare a questo riconoscimento UNESCO che è la transumanza. Quindi tutto questo davvero riempie di gioia, ma soprattutto riempie di calore e soprattutto di grande amicizia. Ringrazio gli organizzatori per averci tra virgolette coinvolto e per averci fatto entrare in questa grande famiglia che sono le città del fuoco. E quindi ringrazio Maurizio e ringrazio la Regione Puglia per tutti i passi che ci stanno aiutando a fare. La nostra farchia, simile alla fracchia di San Marco in Lamis, è questa che avete visto voi. Un grazie dalla popolazione di Montefalcone per averci dato questa opportunità e per portare la farchia a quel riconoscimento che secondo me gli spetta, visto che è la seconda manifestazione più antica del Molise. Qua ci sono comunità che vengono dall'Abruzzo, dal Molise, ci siamo noi di San Giovanni, ci sono i ragazzi di Giovinazzo, come dire, è una bella unione che riscopre bene, non dico lo spirito del Natale, ma il nostro essere cristiani. In conclusione, alcune sorprese sono giunte dal mondo dell'arte, grazie ad Irina Hale, che ha realizzato due dipinti su sagome lignee raffiguranti San Pio da Pietrelcina e San Francesco d'Assisi, che si aggiungono ai personaggi della Natività già presenti nella grotta di Valle della Monaca, e grazie al maestro Michele Miglionico e al suo busto bronzeo di Padre Pio. Il tutto si deve all'avvocato Giuseppe Placentino. Infatti già due anni fa lui attraverso me ebbe modo di conoscere l'artista Irina Hale, che è un'artista di origine russa, irlandese, famosissima, illustratrice di libri per bambini, e di conseguenza lui ha voluto queste sagome dipinte da quest'artista,
che rappresentano il presepe. L'ambiente è particolarissimo, è suggestivo, che si presta a questo tipo di attività, sia religiosa, folcloristica, eppure da un punto di vista artistico. Infatti io stavo dicendo proprio all'ingresso del cammino, diciamo, del camminamento che porta alla grotta, appunto è stata posizionata una scultura, un volto di Padre Pio, che indica, diciamo un po' come San Francesco, lui l'ha inventato, in questo caso nella Valle della Monaca, che si chiama questa zona, l'immagine di Padre Pio non fa altro che indicarci la strada per questa grotta. Cerchiamo di mettere insieme la parte di carattere religioso, la parte di carattere pure folcloristico, ma direi pure paesaggistico, perché questa è una zona meravigliosa del Gargano.